Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. Oggi faremo una delle maglie di base dell'uncinetto. Questo è per chi adesso sta imparando. La mezza maglia alta. Di solito possiamo avviare il nostro lavoro all'uncinetto in due modi. Uno è questo ed è il classico, il cappietto iniziale e la catenella di base e poi lavorare la maglia. L'altra tecnica è quella di fare la mezza maglia alta di fondazione. Il relativo video lo troverete alla fine di questo tutorial. Oggi vedremo come si fa facendo tutta la trafila. Oggi vedremo come si fa facendo tutta la procedura. Dunque, cappietto iniziale. E una corta catenella. Dunque, per iniziare una riga di mezze maglie alte, bisogna fare 2 catenelle. Dunque, visto che stiamo lavorando sulla catenella di base, andremo a puntare l'uncinetto alla terza maglia dall'uncinetto. Dunque, per la mezza maglia alta, come per la maglia alta, bisogna fare un gettato sull'uncinetto, cioè passare il filo così. Poi andiamo, puntiamo l'uncinetto nella terza catenella, pescare il filo, portarlo sull'uncinetto. Adesso abbiamo ci sono tre asole sull'uncinetto. Adesso facciamo un gettato e passiamo il filo attraverso le tre asole, tutte e tre. Un gettato indispensabile. Puntiamo l'uncinetto, inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva, che se lavorate in una delle righe successive è la maglia successiva. Prendiamo il filo, lo portiamo sull'uncinetto, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le 3 asole che abbiamo sull'uncinetto. Dunque, ancora un gettato. Inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva, che potrebbe essere maglia, come ho già detto. Portiamo il filo sull'uncinetto, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, facciamo un gettato e passiamo il filo attraverso le 3 asole che abbiamo sull'uncinetto. Ancora un gettato. Inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva. Portiamo sull'uncinetto il filo, l'asola. Ora abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le 3 asole che abbiamo sull'uncinetto. Ancora un gettato. Inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva, peschiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le 3 asole che abbiamo sull'uncinetto. Ancora un gettato, inseriamo l'uncinetto nella maglia successiva, adesso abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le 3 asole. Ancora un gettato, inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva, prendiamo il filo, lo portiamo sull'uncinetto, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le 3 asole. Ultima catenella, un gettato, inseriamo l'uncinetto nell'ultima catenella, peschiamo il filo, lo portiamo sull'uncinetto, così abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le 3 asole che abbiamo sull'uncinetto. Adesso, per iniziare la nuova riga, bisogna fare 2 catenelle come abbiamo fatto inizialmente, solo che mentre prima abbiamo saltato 2 catenelle perché stavamo lavorando sulle catenelle, adesso
andiamo direttamente nella maglia successiva. Ok, dunque un gettato, inseriamo l'uncinetto nella maglia successiva, peschiamo il filo, lo portiamo sull'uncinetto, abbiamo sempre tre asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le tre asole che abbiamo sull'uncinetto. Ancora, ultima volta, un gettato, inseriamo l'uncinetto nella maglia successiva, peschiamo il filo, lo portiamo sull'uncinetto, abbiamo tre asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le tre asole che abbiamo sull'uncinetto. E quando arriviamo qui, inseriamo l'uncinetto qui nella seconda delle due maglie che abbiamo fatto inizialmente, e per continuare 2 catenelle e ancora, ecco, un gettato e fatta la maglia mezz'alta. Spero di esservi stata utile anche stavolta. Vi ringrazio. Alla prossima. Ciao ciao.